Dove poi considerando... Mi do una regolata. Sì, allora ho ragione, quello funziona. Credevo che fosse una cosa bella. Allora, buon proseguimento. Chiudo. Aspetta. Sì, sì. Quindi, professore, visto che tutte queste cose molto tecniche, sì. Cioè, tutte queste cose proprio di fisica pura, come le possiamo applicare proprio nella nostra... Ecco, tra l'altro era una delle... Dunque, innanzitutto perché fare questo? Perché il lobo sinistro del cervello, cioè la parte spirituale, se non gli hai spiegato bene come funziona la realtà, non permette alla parte animica di fare il miracolo. Perché la parte spirituale dice, la parte animica dice, da oggi vorrei diventare ricco. E la parte spirituale dice, non si può. No, come? Basta la mia volontà. No, perché le formule dicono il contrario, o non ne parlano, o non me l'hanno insegnato a scuola. Quindi prima bisogna insegnare alla parte spirituale che i numeri rappresentano proprio la possibilità che la parte animica abbia ragione. La parte animica non lo sa come funziona, ma sa che si può fare. La parte spirituale si rifiuta di andare nella stessa direzione della parte animica se non l'hai convinta con i numeri, con le formule. La parte spirituale è il maschio, con la logica. Con la logica, se tu mi fai vedere che noi siamo i creatori dell'universo con i numeri, allora te da domani puoi fare il miracolo. Ecco perché siamo obbligati a vedere i numeri. Hai guadagnato 10 punti. Ho guadagnato 10 punti? Hai guadagnato 10 punti. Cioè, hai venduto la cosa. Non 10.000 euro, 10 punti. Che... Ci hai dato 10 punti. Allora, il problema è quello. Allora, io tardo un po', Jane. Io da giornalista dico, io vendo una rivista, no, io scrivo, quindi per scrivere una cosa poi ci deve essere un pubblico che legge e quindi che come. Ogni tanto lo so che ti scoccia, ma ci sono anche persone nuove, vabbè che sul test l'hanno superato. Sì, ma c'è, le per esempio, persone nuove devono andare a informarsi da sole. Ho capito, però magari vi leverete sul mio libro, ho scritto questo, magari certo, qualcuno ma... diciamo meno male che almeno me lo vorrà vedere. C'è un sito gratis da 25 anni. Interessa il tema, vai a... E ricordiamo il sito, perché magari ci dimentichiamo pure che esiste quel sito. Ma sai che io certe volte se scrivo Corrado Malanga il sito experience non compare? Guarda, sì, sì, è vero, no, no, cioè, non compare. Guarda che Roberto ma voglio dire che anche se non è scelto uno può chiamare l'intenzione di chiamare Malanga e scrivere una mail, ma io e poi l'altro ma proprio per quello che la no, perché alcune domande che ho sentito erano scritte sui libri, quindi come è possibile che proprio loro Malanga dica per favore tutte le informazioni che hai scritto sui libri ci sono. Tutto ciò che è scritto sul libro è riportato in maniera diversa, forse con parole diverse, gratuitamente sul nostro sito. Quindi si tratta di leggersi 24.000 pagine. Si tratta di leggersi. Quanta gente mi scrive e mi dice mi spieghi questo? E io dico guarda, l'ho scritto, ma faccio fatica. E dico arrangiati. Mi spiace. Ma ci sono in audio? Ci sono anche degli audio, certo. Ci sono anche i libri in audio per chi non ha voglia di leggere con... No, perché non capisce. Ma se volta ce lo canta. Va bene. Allora, questo era il triangolo che rappresenta sostanzialmente l'universo. L'asse delle energie, vedete, è il 137, l'asse, il 431.8588 moltiplicato l'inverso della sezione aurea, è sostanzialmente la velocità della luce sul piano spazio-temporale e il 300, 299.97, è la velocità della luce. Questo va introdotto dentro... Le Videon è questo, con i suoi numerini. Vedete, il triangolino non si adatta. Perché ci vogliono dei numeri che moltiplicano
i nostri numeri per far diventare i nostri numeri i numeri dell'universo, perché l'universo si basa su pi greco, sulla sezione aurea e così via. Quindi si scopre in questo modo che il, per esempio, il 137.035 deve essere moltiplicato per radice di pi greco mezzi per dare 121.5, che è la lunghezza del semiasse dell'energia. Guardate che questo è un numero strano, perché radice di pi greco è diviso 0,5. Sotto, invece, il numero 266.87, che è il 431.8588 moltiplicato l'inverso della sezione aurea, va moltiplicato per 1 diviso la radice di E. Non ci sono unità di misura, perché l'universo olografico non ha unità di misura. Questo è un discorso che viene dai tempi di Planck. Planck a un certo punto scopre che c'è un problema nella fisica, e il problema è che le costanti universali vengono giudicate non costanti, ma che cambiano nel tempo. E c'è una grossa polemica che dura tuttora su questa cosa. In più, le costanti universali non servono a niente se non che a dimensionare l'equazione. E è uguale a m. No, l'energia non è uguale alla massa. Beh, ci aggiungo c al quadrato ed ecco che la costante appare per trasformare la massa in energia. F è uguale a m per g. La forza è uguale alla massa. Ma ci vuole un'accelerazione gravitazionale, perché sennò le cose non tornano. Allora cosa fa Planck? Dice, da oggi tutte le costanti universali valgono 1. In quell'istante lui apre la porta all'universo olografico. Non se ne rende conto, ma l'universo olografico è totalmente adimensionale, perché è una creatura della coscienza, e la coscienza non ha dimensioni. Che cosa succede a livello di realtà virtuale? Che il nostro cervello ha due macchine. Una la visione e una l'audizione, cioè lo spazio e il tempo. Ma ha due macchine che hanno sensibilità differenti, perché l'occhio, il mio ne sa qualcosa, vede male rispetto ai numeri di bit sonori che l'orecchio nella stessa unità di tempo riceve. Quindi c'è la necessità che il nostro cervello legga l'ologramma inventandosi delle strutture matematiche con delle costanti di accoppiamento che accoppino lo spazio con il tempo e che facciano vedere che il tempo contiene 300.000 volte di più informazioni che lo spazio. Cioè, questo vuol dire che la velocità è uguale a 300.000 diviso 1. È come dire che uno dei due assi è più lungo dell'altro di 300.000 volte, il che vuol dire che io vedo 300.000 pixel in più nel tempo che non nello spazio. Quindi equalizzo l'asse dello spazio e l'asse del tempo. Che cosa fa Planck? La velocità della luce, dice, è uguale a 1. Se la velocità della luce è uguale a 1, lo spazio e il tempo devono essere uguali. Quindi l'asse dello spazio e del tempo sono lunghi 162. E 162 è il numero limite della costante 1.618.033.9. Ecco da dove viene 162 lì dentro. È la costante di Fibonacci, la sezione aurea, il numero con cui noi dobbiamo paragonare l'asse di uno dei due cateti. Uno dei due cateti è lungo al massimo la sezione di Fibonacci, ma quanto? Chilometri, pere, mele, joule? Niente. Sono solo i numeri che contano, perché l'unità di misura 10 alla quarta, 10 alla meno 23, ce le aggiunge il nostro cervello in automatico, nella lettura di un ologramma. Questa è fondamentale. Quindi noi, quello che vediamo noi, che creiamo di vedere, è la sensazione. Studi recentissimi mostrano che noi in realtà non giudichiamo, non vediamo né lo spazio né il tempo, ma i due lobi del cervello valutano in quell'istante la sensazione di gravità e fanno in modo tale da accoppiare la gravità alla misura dello spazio e del tempo, che dopo è quella che noi crediamo di vedere. E questo è qualcosa che ha a che fare con il fatto che la gravità, secondo me, è qualcosa che ha a che fare con la coscienza.
una, come si diceva, una è una misura della coscienza. La gravità la creiamo noi, la crea la nostra coscienza. E ancora una volta nel cervello, quindi noi creiamo quello che crediamo di vedere. Questo è il problema dell'ottima domanda, perché è fondamentale, delle unità di misura, che sono olografiche, sono finte. Quindi è giusto in questo senso che l'energia e la massa ci abbiano un uguale nel mezzo, perché noi crediamo che la massa sia una cosa pesante e che l'energia sia una cosa calda. È un'idea balsana del nostro cervello. Ma quindi proprio lo schema olografico ha senso di essere qualcosa di specifico o invece solo il risultato del... Lo schema olografico... Lo schermo olografico è qualcosa di preciso, con dei numeri precisi, che però non usano le unità di misura che usiamo noi, ma usano le unità di misura con cui l'universo è stato costruito. Pezzi di 3,14, pezzi di sezione aurea, pezzi del numero di Eulero. Questo è uno dei motivi fondamentali per cui nella descrizione dell'equazione di Schrödinger viene fuori E alla X quadro. Ma al suo campo c'è una cosa di solido o invece solo la creazione dell'emanazione? C'è solo una emanazione fotonica, cioè l'universo olografico è un insieme di fotoni e di antifotoni, perché tutto è leptoni, quark, gluoni, che sono pezzi di materia e di antimateria, nel senso che sono di fotoni e di antifotoni, che creano l'immagine. Perché l'immagine è un'immagine, non è la realtà, è l'immagine della realtà. Perché la realtà è costruita, cioè il fotone, che è l'immagine, che è la coscienza che sprizza fuori i fotoni, sbatte contro la tua creazione, che è un disegno. Sullo schermo olografico compare l'ombra del disegno, che ti sembra essere il disegno. Noi vediamo lo schermo olografico. Noi viviamo sullo schermo olografico, non viviamo nello spazio-tempo. Viviamo sopra questo palloncino di gomma che si gonfia e si sgonfia all'inizio dell'universo e alla fine dell'universo, è il respiro della coscienza. Uno, due, fine. Possiamo dire che è il piano di simmetria? Lo schermo olografico è il piano di simmetria? Lo schermo olografico è un piano di simmetria che si giudica piano, impropriamente, ma che è assimilabile a un piano perché è talmente grande che localmente è un piano. Questo dice l'astrofisico, ecco. E allora però vedete che qui c'è cioè tutto ciò che riguarda lo spazio-tempo deve essere, dei nostri numeri deve essere moltiplicato per 1 diviso radice di E, e tutto ciò che riguarda l'energia deve essere moltiplicato per radice di pi greco diviso 2. Il rapporto tra queste due cose ha fornito un risultato che ora vi dirò molto rapidamente, perché se no ci facciamo notte, che è sostanzialmente questo. Se io faccio la forza di gravità G, che è 6,67499 per 10 alla meno 11 joule pere diviso mele moltiplicato centimetri cubici, e quel numero lì ha una caratteristica fondamentale come numero, non come 10 per alla qualcosa, come numero, quindi come espressione di simmetria dell'universo. Ebbene, E elevato alla G, se ne faccio la tangente, ottengo esattamente pi greco. E questo è qualcosa di strano, perché vuol dire che io lo posso geometrizzare questo. E se lo geometrizzo, ottengo un risultato come questo, vediamo se ve lo faccio semplice, vediamo questo qui, ecco, vedete? Allora, il segmento CB, lo vedete, CB è lungo pi greco ed è esattamente la tangente dell'angolo che sta in A, che è la tangente di E elevato alla G. Cosa vuol dire questo? Che BC è uguale anche a B'B, ma B'B è stato raddrizzato e diventa dritto, diventa la tangente, un segmento. Cosa vuol dire questo cerchio qui di raggio unitario? Questo cerchio di raggio unitario è il fotone,
Il fotone nella curva dello schema olografico, lo schema olografico lo rappresenti come un cerchio su un piano, è la curvatura. Ebbene, la curvatura raddrizzata dà esattamente una cosa che corrisponde alla gravitazione. Quindi che cos'è la gravitazione? È una misura della curvatura. E la curvatura del fotone è, essendo il fotone l'oggetto più piccolo che c'è, è la curvatura più grossa che c'è, che quando la raddrizzi, tu, ad asta, diventa pi greco. Quindi il fotone sostanzialmente avrebbe, se esistesse solo il fotone, lo schermo olografico del fotone sarebbe lungo 2 pi greco, cioè una circonferenza. Vedete che i numeri dell'universo sono fatti di pi grechi e di multipli di pi grechi, no dei numeri nostri, che non hanno niente. Allora noi dobbiamo prendere la nostra matematica, trovare dei moltiplicatori che trasformino la nostra matematica in quella roba lì. Quindi la tangente di E, non a caso E, il numero di Eulero, elevato a G, ti dà esattamente 3, 14, 15, 9 e roba del genere. È incredibile questa cosa. Quindi, nell'istante in cui noi abbiamo capito questo, abbiamo sostanzialmente capito tutto dell'universo. Perché l'universo, vedete, sostanzialmente, quando noi abbiamo questa situazione qui, no? E il fotone, che è questo qui, con questo asse cartesiano qua, questo e questo, che si allungano e si accorciano, così, è come se noi avessimo un cerchio, così, in qualche modo. Già stavate a dire con queste. Va bene. Allora, questa dimensione qui, la vedete, questa dimensione qui, è la velocità con cui il fotone si esprime sul piano spazio-temporale. E questa velocità è, in questo contesto, corrispondente alla velocità della luce, che corrisponde alla tangente di quest'angolo, tra le altre cose. Ma è lunga, in questo contesto, 266.85 moltiplicato 1 diviso radice di E, che ti dà 162, che è la lunghezza dell'asse, del raggio, del piano, dello spazio-tempo. Beh, questo perché questo segmento qui è alto così. Quando il fotone si accorcia e quindi si cambia la velocità, si cambia il colore del fotone, perché il colore bianco poi diventa rosso per poi scomparire completamente, è chiaro che io avrò un cerchio un pochino più piccolo e avendo questo cerchio più piccolo avrò una distanza più piccolina. E allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la velocità del fotone non cambia mai, perché l'angolo alfa è sempre lo stesso, ma quello che cambia è la moltiplicazione della famosa frequenza, che in questo contesto era 432 per l'inverso della sezione aurea, che sarà 17 per l'inverso della sezione aurea, 2 per l'inverso della sezione aurea. La velocità della luce rimane sempre la stessa, perché l'angolo alfa rimane sempre lo stesso, ma quello che cambia in questo schema, che in tutti gli altri schemi proposti dalla fisica non si vede, è il colore. Quindi quando cambia il colore del fotone, non cambia la velocità del fotone. Pur cambiando l'energia del fotone, non cambia la velocità del fotone, perché questo schema geometrico lo fa vedere. Ecco, questo era per dire che sostanzialmente noi ci abbiamo quindi a disposizione un sistema geometrico, un disegnino che attraverso la creazione del fotone ci permette di creare tutto quello che vogliamo. Questo è un po' il problema della situazione. Io ora mi fermerei qui e farei partire le domande, se domande ovviamente ci sono. Posso fare una domanda? Ma devo accendere la luce? Sì, vai, vai. Come ho superato arrivare
nebuloso, lo spettro degli infrarossi. Sì. Il fotone scompare. Sì. Allora, in una conferenza era stato detto, che praticamente il fotone si poteva rappresentare come un fotone radiato. Sì. Cosa vuol dire questo? Sì, sì, benissimo. Allora, quello che succede è che il fotone ha, per la fisica moderna, le stesse formule del fotone. È un quanto di energia fononica, cioè è una informazione. I valori dell'energia saranno diversi, ma è quantizzato, si comporta nello stesso modo. Voi capite che se esistono i fotoni e gli antifotoni, devono esistere per forza i fononi e gli antifononi. Quando si va a vedere in letteratura, chi fa i calcoli sui fononi scopre una cosa interessante. Il fonone ha una massa, 1. Il fonone ha una massa negativa, 2. Porca puttana! E da dove viene la massa del fonone? Dice l'articolo a cui mi sto riferendo in questo momento. Se io lancio un raggio fononico in questa direzione, dopo qualche chilometro il raggio si alza, perché è respinto dalla gravitazione terrestre. Perché? Massa e antimassa. Quindi se ne va lontano. Di che cosa se ne deduce di questo? Si deduce che esiste un altro esperimento in cui prendono dei fotoni e per rallentare il fotone come si fa? Noi lo sappiamo rallentare un fotone, l'abbiamo portato a 14.000 km al secondo da 300.000, quindi l'abbiamo rallentato forte. Bisogna raffreddarlo, bisogna portarlo a meno 270 gradi sotto zero. Se lo portiamo a meno 273 il fotone si ferma. E che cosa vuol dire che il fotone si ferma? Che non va più alla velocità della luce? Questo è un modello vecchio, errato. Il fotone non si sposta, il fotone si espande. Non si espande più alla velocità della luce il fotone. Perché non si sposta il fotone? Non è che il fotone dal sole viene qui. Non è così. Questo c'è scritto sui libri di Topolino. Il fotone si espande. E l'espansione del fotone arriva con la velocità della luce a colpirmi. Nell'istante in cui la superficie sferica, probabilistica del fotone mi colpisce, la fisica dice, il pacchetto d'onda viene ammazzato, l'onda probabilistica del fotone scompare e tutta la probabilità che il fotone c'è di esistere ha toccato te. Quindi il fotone è diventato un proiettile che ti ha illuminato. Bene. Perché dico questo? Perché Alan Aspect dice giustamente lo spazio-tempo non è locale, quindi non c'è lo spazio, non c'è il tempo, quindi il fotone non può muoversi nello spazio-tempo a chilometri al secondo, perché non esiste né lo spazio né il tempo, ma è il nostro cervello che legge lo spazio e il tempo in modo olografico e ci fa credere che esista una realtà che in realtà non esiste, non c'è. Oh, è una interpretazione del nostro cervello. Allora, da questo punto di vista, l'esperimentatore ha preso una specie di Zueg, una marmellatina trasparente, e ci ha fatto passare dentro un raggio fotonico, un raggio laser. Prum. E il raggio laser passa dall'altra parte. Si prende la marmellatina e la si raffredda a meno 270 gradi. Quello che succede è che quando il fotone entra nella marmellata a meno 270 gradi, decelera e va più piano. Va più piano, ora sapete che è una... diciamo che si gonfia più lentamente, va bene? Quello che succede è che se io sparo 10 fotoni nella marmellatina, fuori della marmellatina, con un po' di tempo, di fotoni ne escono 3. E gli altri 7 fotoni che fine hanno fatto? Scompaiono, dice il lavoro di fisica. Scompare. Però si vede che la marmellatina comincia a vibrare e si sposta, come se fosse pigiata dai fotoni. Ma i fotoni, non avendo massa, non possono spigiare la marmellatina, a meno che non sia successo qualcosa. E che cosa succede? Che si formano dei fononi. Siccome i fononi hanno massa, gravitazione, hanno inerzia, spingono la marmellatina come se fossero stati 7 calciatori che hanno calciato la marmellatina.
Cosa vuol dire tutto questo? Nell'articolo non c'è scritto, ma te lo dico io. Vuol dire che i fotoni si sono trasformati in fononi e i fononi, essendo bloccati nella transizione elettronica, nella gravitazionale, mostrano quella cosa che rapidamente a temperatura ambiente non potevano mostrare, cioè un effetto massivo. Allora ecco che c'è un'altra evidenza del fatto che i fotoni hanno massa, ma la massa la mostrano solo quando sei a meno 270 gradi, se no, no. E questo vuol dire un'altra cosa, che i fononi e i fotoni sono la stessa identica cosa, solo c'è un problema di temperatura. Un problema di temperatura, certo, perché noi per la temperatura crediamo che si stia parlando di calore e te prendi un oggetto solido, lo scaldi, fonde. Guardate che il suono non è altro che calore polarizzato. Il calore è suono che va in tutte le direzioni. Il suono polarizzato fa vibrare la materia solo in una direzione, la X. Quindi tu fondi il materiale solo lungo l'asse X, non lo fondi lungo l'asse Y e lungo l'asse Z, quindi ti trovi a fare un esperimento che produrrà il cambiamento dell'indice di rifrazione del materiale solo se lo guardi da una parte. Questo è quello che succede. Prendi i raggi X, c'hai una sbarra di ferro, fai passare i raggi X nel ferro, non passano. Prendi questa lastra di ferro, sotto ci metti un vibratore, fai vibrare il ferro e scopri che i raggi X passano dall'altra parte. Già tutto scritto. Come l'effetto di ieri. Come l'effetto di come si spostano i pietroni della piramide. Già tutto scritto. Ma perché non se ne accorge nessuno? L'avete scritto, dico agli scienziati, l'avete scritto voi, funziona così. E ci sono più lavori, non uno solo, pensi uno, lavori pubblicati su riviste scientifiche importantissime, no? Non hanno capito neanche che cazzo hanno scritto questi qui. È colpa della luna. È colpa del fatto che la scienza è diventata pragmatica e si interessa solo dei numeri, non capendo o non volendo capire che quei numeri hanno un significato epistemologico, non solo ontologico, come si diceva ieri, se no non si va da nessuna parte. Questo è fondamentale, bisognerebbe insegnare ai bambini piccoli, ma questo lo diremo poi in un'altra occasione. Quindi si può trasformare la luce in suono? Certo. Si può trasformare in suono in luce? Certo, con fenomeni di cavitazione. Uno prende una bottiglia d'acqua, la fa sotto pressione a 300 gradi, 300 atmosfere, a un certo punto si creano delle bolle di gas, di acqua, che in quelle condizioni piccolissime è sottoposta, il vapore acqueo, a non essere liquido, ma a esserci delle cavitazioni, cioè dei buchi, in cui questi buchi fanno tum, 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 si stringono così, si schiacciano. In quell'istante, dentro questi buchi, compare la luce. Hanno fatto una lampadina con questo sistema qua. Oppure il contrario. Hanno fatto degli esperimenti in cui si vede che il suono, la vibrazione, opportunamente lavorata, produce fotoni. Oppure fotoni e fononi che si incontrano a 90 gradi tra di loro interagiscono. C'è una cavità fatta così, dove dentro ci sono degli specchi, per cui i fotoni pum 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 pum, pum fanno così. Uno di questi specchi dietro è legato a una molla. A un certo punto sparano dei fononi in questa direzione. Il fonone va in questa direzione, non ha niente a che fare con questa direzione. Il fonone si incontra con il fotone si trasforma in fonone e quando fa così va a sbattere contro questo specchio e questo specchio suona, la molla si sposta. Questo vuol dire che il fotone ha interagito, ha accoppiato con il fonone ed è diventato massivo. Cosa c'è scritto nei lavori di fisica quantistica? Fononi massivi. Ma come fononi massivi? Si è mai detto che i fotoni massivi? I fotoni non hanno massa,
oppure ce l'hanno, perché se mi dici fotone massivo mi pigli per il culo. Oppure si è scoperto che il fotone è fatto di due cose. Una cosa è un'altra strana cosa che è l'anticosa. È che l'antifotone! Ma l'antifotone non lo puoi scrivere, se no ti sputtani. Ed ecco che quindi il rapporto tra suono, quindi suono e luce, alla fine di tutti i giochi sono informazione. E l'unica cosa che esiste è il fotone. O che sta fermo o che si muove, quindi il fotone è altro, non è che un fotone. Fatto. L'ultima frase. Prego. Sapendo questo possiamo fare tutto. Allora, ad esempio, se io voglio realizzare un progetto, ha senso ad esempio tutta la teoria del transurfing, non so se lo conosco, oppure della visualizzazione. Sì. Cioè, cosa possiamo fare quindi noi per trasformare il nostro progetto, una guarigione, in realtà? Questa energia. Allora, dunque, il cosa possiamo fare, secondo me, è una domanda posta male. Perché? Perché noi, se vogliamo fare una guarigione, per esempio, è perché vogliamo guarire, quindi abbiamo un atto di volontà. Bene, perché vogliamo guarire? Me lo posso porre questo problema, no? Voglio guarire perché sto male, soffro. Allora, il problema non è guarire, è non soffrire. Quindi io sto tentando di fare una cosa che ha un bersaglio sbagliato, un target sbagliato. Quando io sono malato, guardate che tutti noi abbiamo questo problema. Quando noi cerchiamo di fare qualcosa, crediamo che questo qualcosa, nella legge della domanda e dell'offerta, dell'azione e della reazione, della domanda e della risposta, sia qualche altra cosa. Cioè non abbiamo trovato il target. Il vero target non è guarire. Se te cerchi di guarire, non ce la farai mai, perché il vero target, quello inconsapevole, quello inconscio, ma è quello vero, il vero target è capire. Allora, se il vero target è capire, il tuo atto di volontà non deve essere mirato a guarire, deve essere mirato a capire, perché dopo che hai capito guarisci in automatico. Quindi la guarigione non è un problema che te non sai guarire, il problema è che te non sai capire perché ti sei ammalato. Cioè, Luca Nali e transurfing, milioni di anni luce lontani da questo punto di vista. Non gli si può dire però. Lo capirà. Dobbiamo capire l'origine del, in caso di malattia, della nostra, del nostro disagio, e comprendendolo davvero, in teoria già quella è la guarigione. Certo, perché guarire non ha alcun senso. Che senso ha guarire? No? Questo vorrebbe dire che te stai vivendo la malattia come qualcosa che è al di fuori di te, cioè qualcosa che è vissuta in separazione, perché non c'è la comprensione della malattia. Cioè te stai facendo esattamente quello che fanno i medici italiani oggi in ospedale, quando parlano con la malattia e non col paziente, perché loro credono che ci sia la malattia e il paziente ha questa malattia come una scatola. Quindi quando è che guarisci? Guarisci quando i sintomi della malattia non ci sono più. Quindi tu ti consideri guarito quando sei morto. Questo è il medico italiano. No? Invece la malattia è una espressione del perché tu hai deciso esteriormente di ammalarti, per capire attraverso la malattia esterna che c'è qualcosa in te che te devi capire. Quindi te non, il tuo atto di volontà non ha senso. Cioè non ha senso guarire nell'ottica in cui la malattia è un'occasione che tu hai per capire, per comprendere. Quindi in quel contesto la malattia non è più una cosa negativa, è una cosa positiva. Porca puttana, sono uno stronzo perché non capisco. No, sono sfortunato perché mi sono ammalato. Ad esempio prima lei diceva il suo problema agli occhi derivante da quelle pratiche che faceva. Assolutamente. Certo che ho capito qual è l'origine, ma c'è un ma. Io ho capito che l'origine era, io non volevo vedere la parte femminile che era in me, e a un certo punto perdo la vista, faccio il mio bravo TCT, perché ormai non l'avevo mai fatto io, perché non si fa, si fa sugli altri, ma io no. Perché la scienza mi aveva insegnato che te sei lo sperimentatore e non ti devi confondere con lo sperimento. Una cosa che io capisco essere completamente sbagliata. Tu
tu sei l'esperimento, lo devi vivere come? L'esperimento, l'esperimentatore, le regole che regolano l'esperimento, sei tutto te, sei sempre te. Allora, in quell'istante, io comprendo anche perché mi venivano le ipnosi, perché noi avevamo dei fenomeni di comunione con la persona che era in ipnosi, io vedevo nel cervello le cose che vedeva lui, ma non ci faccio caso subito. Allora, la mia parte coscienziale mi dice, te non ti sei voluto guardare dentro finora, l'unico modo per poterti guardare dentro, perché tu potessi fare il passo di consapevolezza necessario alla evoluzione gaussiana, era impedirti di guardare fuori, così te saresti stato costretto a guardarti dentro. E io dentro di me ho detto, porca puttana, ma lo sai che c'hai ragione, cioè potevo pensare prima. E dopo cosa succede? Dopo sono successe due cose diverse. La prima cosa è che quando ho cominciato a guardarmi dentro, non ho più avuto bisogno di guardare fuori come vedevo, perché io vedevo molto meglio fuori, come De Filippo, quando si finge ciecato, che in famiglia sua vede tutte quelle cose che la moglie e la figlia facevano e di cui lui, vedendoci, non aveva mai visto. L'acquisizione del processo di consapevolezza nel mito avviene sempre attraverso la perdita della vista. E lo vedete perché c'è Horus che perde la vista nel comprendere come è fatto l'universo. C'è Odino che perde un occhio perché ha comprato in qualche modo attraverso il gigante Mimir che gliel'ha venduta la consapevolezza di sé. C'è Edipo che capisce di essere padre e madre insieme uccidendoli, quindi comprende di essere maschile e femminile insieme e perde la vista. Nell'istante in cui tu perdi la vista, nel concetto della storia del mito c'è l'istante in cui te capisci. E questo era fondamentale. Ma quando lo capisco io? Lo capisco solo quando lo posso capire perché ho fatto il triade color test, perché sennò prima non l'avrei mai capito. Dopo cosa succede? Succede che io non ho più voglia di guardare fuori, perché il fuori mi fa schifo. E mano a mano che riesco a reintegrare questa cosa, comprendo che è sbagliato dire che il fuori mi fa schifo. Il fuori non mi fa né schifo né non schifo. Ma a quel punto che me ne frega a me di vederci come vedevo prima? Io quello che devo vedere lo vedo lo stesso, anzi, molto meglio. E invece di mettermi lì tutte le sere a pensare di fare un miracolo che non mi serve, faccio un'altra cosa. Quando battiamo le mani lui entra sempre, visto? Allora, io mi scuso se non sono stato presente, però questo non c'entra niente con l'ego, però voglio dire, perché questo ormai è un clima amichevole, tu sai che io congrego, no? Cioè sì. Cerco di fare. Sì. Di là c'è una signora che si chiama Shori Pincher, che è l'unica venuta dall'estremità, è una psicologa, ma l'ho saputo adesso, perché non me l'ha detto. Lei mi ha veramente, quasi con le lacrime agli occhi, detto, io so che sono... chiamiamolo il problema, lei non mi ha detto questo, io da bambina così così, però io ho studiato tanto, ho impiegato tanto denaro, ma non è un segreto, perché si è aperto a tutti, c'era un ragazzo, sì, sì. Però io vorrei capire qualcosa in più, non parla bene l'italiano, però lei è tedesca praticamente, sta proprio da Bolzano, è venuta da sola, in due mesi ha sentito delle poche cose e si è convinta, io non ho detto niente, fai i compitini, vedi tu, se vuoi venire, manco ti conosco, manco l'avevo vista infatti, non aveva manco la foto. Però lei mi ha ribadito, ha detto, io sono stata lì, ho sentito Corrado, fantastico, ma adesso come posso? Ecco perché ho detto, sì, sì, certo, certo. Allora ho detto, un attimo, ma c'è Michele Guandalini, e là, ecco perché mi sono permesso di dire a voi, dal 96 a oggi io ho avuto solo, nell'arco del tempo sinusoidale, rapite, devo continuare per un'ora e mezza. Come mai? No, come mai? Perché ce ne sono, però una volta almeno che dice ciao, sono Mario Rossi, sono uno psicologo, non ho capito un cazzo nei miei 10 anni. Assolutamente, sì, sì, sì. Perché sto dicendo, c'è... vorrei capire una cosa, allora guarda, magari Maganga non c'è, però ti chiamo Tizio, Caio, no,
chi non ho conosciuto, perché lui è stato protagonista, la Laris, non sapevo niente, mi volevano denunciare senza aver mai nominato la Laris durante la trasmissione di 11.11 che ho segato, perché mi volevano impedire di far dire a Malanga che Ettore Majorana era un clonato, eccetera, eccetera, proprio per farvi così, e me ne sono andato pure a un vaffanculo, gli ho detto, e c'ho le registrazioni, lui mi ha detto porco, puntini puntini, e ho la registrazione, come ho tagliato, che lui lo sa, e lui lo sa, Mauro Biglino, che ho scoperto, ma Pippo Bau, l'ho scoperto io Mauro Biglino, è la verità, il primo a parlare in Italia è stato a Pescara, l'ho scoperto io, anzi, prima ancora sono andato a Torino, era un signor nessuno, quando ho capito che era una persona che, e non dico niente, naturalmente questo lo tagli, vi tagliare, vi prego, vi prego, perché non voglio apparire in questa cosa, io non voglio proprio apparire in questa cosa qua, no no, la puoi lasciare però per favore, non però ecco perché sto dicendo questo, adesso in questo momento stanno parlando due psicologi, io un Guandalini non ho mai conosciuto, come non ho mai conosciuto uno Scioripincia, certo non sono uno scienziato, ma è possibile che in 28 anni mai una psicologa o uno psicologo hanno detto io vorrei risolvere il mio problema, perché? Perché gli psicologi Malanga, i miei amici, che fanno? Si specchiano nelle malattie dei pazienti. Capite perché sto dicendo questo? Per me è normale. Quindi uno psicologo coerente, cosciente con se stesso, non ha nessun cliente. Certo, perché non ne ha bisogno. Esattamente. Ok, detto questo, secondo me non mi hanno mai chiamato in 28 anni, non perché io sono un accentratore e tutto deve capitare per il re sole, ma perché dicono no, io sono psicologo, io non sono il problema, però intanto voglio aiutare la gente. Finalmente. Michele Guandalini dice no, io ho scritto la Malanga mi ha scritto la preparazione, mi sembra una persona veramente preparata, e in poche parole ha detto delle cose che mi sembrano veramente coerenti, e ci sono queste due belle persone che di là si stanno conoscendo, una da Bolzano, l'altra da Bologna, la Modena, ed è fantastico, non mi era mai capitato. Ma allora questo ha una sua ragione, vediamo che può nascere. Questa questa ha una sua ragione. No, no, ma è importante, è una sua ragione, figurati, ha una sua ragione di essere, perché questa cosa qui, voi sapete che il tempo esiste, è quello che è, qui esiste, quindi noi abbiamo cominciato, io ho cominciato a fare certi tipi di divulgazione 30 anni fa, di certi tipi 30 anni fa, perché io in realtà mi occupo di questi problemi da quando avevo 15 anni, allora... Vedete quanto tempo ci è voluto per far cominciare a comprendere alla gente che questi fenomeni esistono e sono sostanzialmente sia fuori di noi, ma dentro di noi. E quante persone ci hanno preso per il culo? Detto proprio. Quante persone ci hanno preso per il culo? Ora il gioco arriva al pettine, cioè noi abbiamo capito che tutto quello che ci hanno insegnato finora era dedicato al farci vedere anche la fisica quantistica, il mondo come è fatto fuori, cioè non perdete tempo a guardarvi dentro. È lì che abbiamo perso tempo e ora dobbiamo recuperare, ma stiamo cominciando a recuperare. Perché? Perché la evoluzione è uguale a E alla X quadro, e qui non mi fate dire perché, ma questo vuol dire che ora... La prima parte sembra che nessuno si fosse accorto di quello che dicevamo. Ora siamo in curva e fra pochi istanti saremo così. Quindi non c'è niente da fare. Essere così di però quel La posso fare una domanda che forse io te l'avrò fatta, però ovviamente una, ma credo che la risposta sia breve perché è anche stupida la domanda, ma io non mi vergogno. No, no, io veramente faccio le domande lungo la strada. E perché tu perché tu un giorno hai deciso di smettere di fare l'ipnosi? Perché ne avevi 3500 fatte? Allora non fa niente, se l'ha appena spiegato me lo ridirà quando ci sentiremo. Lo sanno tutti. Ok, a posto. No, ma non me la ricordo. Perché doveva guardare dentro di sé e smettere di guardare fuori. Sì, assolutamente. Cioè non si può. Io non me la ricordavo la verità. Non si può. E poi c'è un problema fondamentale, la comprensione che il percorso di acquisizione di consapevolezza è un percorso personale, quindi nessuno ti può aiutare. E poi c'è un altro aspetto della questione, che poi sono tutti collegati insieme, che è se te interagisci con una persona e la vuoi interagire per creare armonia in quella persona, quindi scambiarsi
rumore, scambiarsi fononi, scambiarsi informazioni, forma in azione, vuol dire che la tua informazione deve essere perfetta, perché se no te trasmetterai tutta la tua informazione a quell'altro, che sarà la parte buona, tra virgolette, e la parte meno armonica. Quindi tu per fare le ipnosi devi essere un cristallo, se no sicuramente puoi inquinare l'altro, sporcare l'altro con delle informazioni che non sono corrette. Quindi non lo posso più fare.